ragazzi, allora nel video di oggi, che siamo, insomma, siamo agli sgoccioli con questo vlogmas, con questi vlogmas, volevo rispondere ad alcune delle domande che mi avete fatto per partecipare al giveaway. Il giveaway terminerà domani, quindi estrarrò domani la vincitrice, ma visto che volevo racchiudere questo video sempre all'interno dei vlogmas, ho deciso di anticipare, quindi insomma, bene o male mi avete fatto tantissime domande, quindi di materie, di domande, diciamo, a cui rispondere ne ho parecchie, e quindi insomma vedrete questo video il giorno prima rispetto all'estrazione. Ovviamente anche i commenti che verranno dopo, insomma fino alla mezzanotte, i capelli un po', ok, fino alla mezzanotte varranno, comunque potranno partecipare all'estrazione, ma solamente io, per portarmi avanti e volendo rinchiudere questo video all'interno del vlogmas, risponderò oggi. Chiede: quando e come mai hai deciso di aprire un canale YouTube? Allora, in realtà ho deciso di aprire un canale YouTube diversi anni fa, perché penso di avere questo canale almeno dal 2011-2010. L'idea è nata perché allora, vabbè, non c'erano così tanti youtuber come oggi, io seguivo principalmente Clio e poche altre. Sono sempre stata una persona molto estroversa, ritenevo di avere alcune cose da condividere con altra gente, e quindi ho detto: ma sì, dai, iniziamo a fare video. Molte domande, insomma ne ho qua una sotto, però insomma molte domande ovviamente sono riguardanti la mia vita privata. Ad esempio FedeAngi21, ma tante altre, mi chiede: sono molto curiosa di sapere come hai conosciuto il tuo fidanzato. Allora, io e il mio fidanzato, io e Luigi, ci siamo conosciuti quasi 4 anni fa ad un, insomma, incontro combinato tra una delle mie più care amiche e uno dei suoi più cari amici, perché tra di loro, loro due sono fidanzati. Quindi io ero single, lui era single, e insomma hanno pensato: facciamoli conoscere. In realtà è stato poi un colpo di fulmine, perché poi veramente da quella sera non ci siamo mai più lasciati. Abbiamo iniziato ad uscire insieme da subito, e quindi insomma sì, c'è stato un incontro non casuale ma volontario, ecco, di incontro, di farci conoscere. Ciao Vitti, allora Luisa Lassayons mi chiede: qual è il tuo piatto preferito? Allora, uno dei miei piatti in assoluto preferiti è la pizza. La amo tantissimo, purtroppo ogni volta che la mangio sto male, nel senso che non la digerisco molto, non so se sia l'impasto, quindi fatto con la farina, se sia il lievito o qualcosa, ma se io mangio la pizza poi per almeno 24 ore mi sento super appesantita, eppure nonostante questo non riesco a non mangiarla più. Quindi ogni tot, cioè non so, ogni 2-3 settimane una buona pizza me la devo mangiare. Poi metto già in conto di star male per le 24 ore successive, però non riesco proprio a non mangiare. Cap01 mi chiede: sono appena tornata da una festa, a proposito, sei più pantofolaia o mondana? Io sono molto pantofolaia, lo ammetto, sono molto... Allora, io sono una persona che deve fare 1800 cose al giorno, cioè io anche quando torno dall'ufficio ho sempre 1000 cose da fare, anche a casa, mi invento cose piuttosto che star ferma sul divano, però non sono una che esce tutte le sere, anche il weekend faccio magari tante cose durante il giorno, ma la sera me ne sto volentieri anche a casa a guardarmi un bel film. Poi per carità, diciamo, questo mi succede poi di più in inverno. Col freddo mi passa veramente la voglia di uscire. In primavera e estate divento un pochino più mondana, però non sono quella da uscire tutte le sere, anche perché obiettivamente lavorando uscire tutte le sere mi sarebbe proprio impossibile. Però diciamo sono più pantofolaia che mondana. Una volta ero più mondana, adesso sono più pantofolaia. Roberta Tata mi chiede: qual è il posto più bello che hai visitato? Qual è il viaggio più bello che hai fatto? Per adesso, se devo dire proprio viaggio, quindi io per viaggio con la V maiuscola intendo un viaggio lungo, è stato quello della Thailandia, mi è piaciuto veramente tantissimo. Viaggio poco più corto in una città, quello a New York, perché per me era veramente un sogno andare a New York, lo è ancora perché ci sogno di ritornarci, però insomma questi sono stati i due viaggi più belli che ho fatto. Alcune mi chiedono se rifarei giurisprudenza o se sceglierei un'altra facoltà. Allora, giurisprudenza mi è piaciuta tantissimo, è una facoltà secondo me molto completa, a me piacevano molto più le materie umanistiche che scientifiche, quindi sono
Assolutamente felice di averla fatta e la rifarei. Sicuramente, cosa che invece pensavo fosse diversa, io pensavo comunque fosse una facoltà che ti apre abbastanza molte strade diverse dopo la laurea. In realtà non è così. Io ho fatto giurisprudenza essendo convinta già fin da subito di non voler prendere, cioè di non voler seguire nessuna carriera forense, quindi non fare né notaio né avvocato, né nulla di tutto ciò, ed è secondo me una facoltà che se non sei indirizzata verso quel tipo di idea non apre così tante strade. Purtroppo non è più come una volta che si finiva giurisprudenza, magari si avevano 1800 strade da fare. Mi è piaciuta perché secondo me è una facoltà molto formativa e perché appunto io non sono per niente portata per le materie scientifiche, però sicuramente una facoltà come economia o come ingegneria gestionale apre molte più strade, cioè si hanno diciamo, molta più possibilità di trovare lavoro abbastanza anche in fretta dopo la laurea. Mi scrive: cosa ha fatto sorella nella vita? Siete simpaticissime, un abbraccio. Mia sorella è ancora studentessa, beata lei, sta terminando anche lei, ha fatto giurisprudenza e veramente agli sgoccioli si laureerà a breve, diciamo nel nuovo anno, però non ha ancora bene le idee chiare su quello che vuol fare, perché una volta voleva fare l'avvocato, adesso pare che abbia cambiato idea, quindi insomma per adesso è una studentessa in cerca di decidere cosa ne farà, cosa fare in futuro. Laura Head mi chiede: partecipo molto volentieri, a cosa giocavi sempre quando eri piccola? Io ero totalmente innamorata delle Barbie, io amavo giocare alle Barbie sempre comunque. Avevo diversi tipi di Barbie, uno o due Ken, e io passavo le mie intere giornate a giocare a Barbie, cioè mi ipotizzavo, costruivo case, poi vabbè, possedevo il camper, possedevo un trolley che si apriva e diventava una camera. Quindi amavo inventarmi storie e storielle con le Barbie. Poi avevo tantissimi vestitini, me ne facevo fare all'uncinetto da mia mamma, quindi per me il mio gioco preferito di sempre erano le Barbie. Un altro gioco che mi piaceva anche moltissimo fare era giocare ad Indovina chi, insomma, penso che lo conosciate tutti. Mi ricordo soprattutto quando magari ero a casa malata, mi facevo tante di quelle partite di Indovina chi con mia mamma, che penso gli uscisse dalle orecchie veramente. Allora, Ghiaccio K Bolle mi scrive: Hola, quante volte hai preso l'aereo? Mi dai un consiglio su come placare l'ansia? Oh mio Dio, l'aereo l'ho preso veramente tante volte. È impossibile quantificare quanti voli avrò, cioè comunque tanti. L'avrò preso almeno 50 volte. Sì, forse, cioè più andata e ritorno, non lo so, non ve lo so quantificare. Dovrei fare il calcolo, ma ci metterei troppo durante questo video, però l'avevo preso veramente tanto. Non ti preoccupare, anche io all'inizio avevo una paura terribile, ma addirittura che dovevo prendermi dei calmanti prima di prendere l'aereo. In realtà adesso ultimamente, soprattutto da quando sto con Luigi, viaggiamo molto. Prima viaggiavo un pochino meno, quindi avevo un pochino più di agitazione. Da quando sto con Luigi lo prendo più spesso e devo dire l'ansia mi è passata totalmente. Certo, preferisco muovermi in macchina, ecco, se proprio devo decidere, però. Fortunatamente, dico fortunatamente, non ho mai avuto brutte esperienze sugli aerei, non ho mai avuto forti vuoti d'aria piuttosto che situazioni spiacevoli, e quello sicuramente influisce molto. Però veramente negli ultimi 2 o 3 anni io quando salgo sull'aereo non fa neanche in tempo a decollare che io dormo già e dormo per tutto il volo, che sia un volo di un'ora o che sia un volo di 15 ore. Cioè, magari mi sveglio giusto per mangiare e basta. Quindi credo che l'ansia passi poi più voli si prendono. Cioè, andando avanti, cioè, prendi più aerei, poi alla fine ti passa. Poi mi piace talmente tanto viaggiare e alla fine so che l'aereo è l'unico mezzo da prendere, che quindi insomma me lo faccio andare bene. Spero solo di non avere grossi problemi, insomma, di non avere brutte esperienze, perché sicuramente. Per come sono fatta io, inciderebbero un po' sulla mia paura, ecco di. Molte mi chiedete quanti anni ho, quando sono nata. Io sono nata il 4 novembre del 1987, quindi ho 29 anni, quindi vado per i 30, purtroppo. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Elena De Martini mi chiede: se dovessi scegliere una città in cui vivere al posto di Torino, dove andresti? Io da tanti anni che in realtà mi piacerebbe molto fare un'esperienza all'estero.
Purtroppo, vabbè, ormai avendo tutte e due il lavoro qua, adesso avendo comprato casa nuova qua, credo che dovremmo mettere da parte questa cosa. Però io se potessi veramente scegliere una città dove poter vivere, ma anche solo per qualche mese, sarebbe Londra. Io amo Londra, non credo, cioè non mi piacerebbe vivere all'estero per sempre, perché comunque ho la mia famiglia qua, tutto qua. Però Londra è sicuramente una città in cui mi piacerebbe tantissimo vivere. Fatina chiede, domanda a tema natalizio, come vi organizzate tu e il tuo fidanzato per i pranzi e le cene con i parenti? Non so ma voi, ma io sono un po' in difficoltà tra parenti materni e paterni di lui e miei. Natale è un giorno solo, purtroppo ed è difficile accontentare tutti. Allora, a casa mia, da qualche anno festeggiamo il 24 sera. Diciamo dove facciamo la cena con anche gli zii e le cugine. Insomma, il fatto è che mia cognata vive in Sicilia e quindi da quando conosco il mio fidanzato, quindi praticamente da 4 anni a questa parte, i miei suoceri per Natale vanno a trovare la figlia, quindi mia cognata in Sicilia, visto che mia cognata ha due bambini piccoli, e quindi non abbiamo problemi di questo tipo, perché appunto mio fidanzato è qua da solo e quindi passa sia il 24 sera che il 25 a casa nostra. Più avanti, insomma, se ci sarà la questione, ci divideremo, insomma. Quindi magari 24 a casa mia e 25 a casa dei suoi o viceversa, insomma, però per adesso non abbiamo avuto problemi, diciamo, di questo tipo. Allora, in molte mi chiedete che lavoro faccio. Allora, io lavoro nelle risorse umane, quindi mi occupo di selezionare personale per aziende terze. Quindi io l'azienda richiede una figura da inserire all'interno della loro azienda e io mi occupo di selezionarle. Quindi diciamo che faccio colloqui tutti i giorni, parte amministrativa, quindi anche la parte contrattuale, tutto quanto. È un lavoro che mi piace molto, anche perché devo dire ho la fortuna di lavorare con delle colleghe con cui mi trovo molto molto bene. E quindi insomma questo è il mio lavoro, nel settore risorse umane. E alcuni mi chiedete anche il mio fidanzato che lavoro fa, il mio fidanzato è un ingegnere gestionale e lavora appunto in un'azienda piuttosto grande, in una multinazionale, nell'ambito del controllo di gestione. Mi chiedete che regalo vorresti ricevere questo Natale. In realtà, come già detto in altri video, sarà un Natale abbastanza povero perché abbiamo speso veramente tanti soldi per la casa, quindi siamo un po' ovviamente stiamo un po' risparmiando, quindi la maggioranza dei regali che riceverò sarà legato alla casa. Quindi in realtà non ho un desiderio preciso, insomma, non ho fatto grandi richieste, diciamo, per questo Natale. Ora una ragazza mi chiede, Anna Nguegna, mi dice, credi nelle relazioni a distanza? No, non ho mai avuto relazioni a distanza, ma comunque non ci credo assolutamente. Ilenia Meo, ma l'ha chiesto anche un'altra ragazza, un tuo soprannome, mi chiamano tutti Vitti ormai, a lavoro, in giro, sempre, 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 sempre. Francesca Girasoli mi chiede, sai cucinare? Assolutamente sì, io amo cucinare, amo tantissimo cucinare. Checca Ok mi chiede, qual è il tuo cantante preferito? Sei mai stato a un suo concerto? Il mio cantante preferito, lo sapete tutti, è Tiziano Ferro e sono sta stata ai suoi concerti e sarò anche al suo prossimo concerto che farà qua a Torino allo stadio. Bina Bina 552 mi chiede, ti vuole chiedere, tu sei per la convivenza o per il matrimonio? Per la convivenza ovviamente, convivo da 1 anno e mezzo e mi sa che per un po' convivremo ancora, perché qua è... Ok, ultima domanda, Roberta Tata mi chiede qual è il tuo negozio preferito di abbigliamento? Qual è il posto di Torino che preferisci di più? Io in realtà non ho un negozio preferito a Torino, io vado in giro e cosa c'è che mi piace lo acquisto, quindi non sono fissata con un negozio. A me piace comprare anche molto nei mercatini, anche su Depop. In generale non lo so, non ho un negozio preferito, diciamo ci sono vari negozi che mi piacciono insomma cosa c'è che in giro quando passo davanti a un negozio vedo una cosa carina che mi piace la prendo ovviamente se me la posso permettere. Niente, quindi spero che vi sia piaciuto questo video in cui appunto vi
rispondevo ad alcune delle vostre domande. Se avete ancora delle domande, delle curiosità, fatemele qua sotto, farò magari più avanti un video question and answers. E niente, ci vediamo domani con l'ultimo video, l'estrazione della ragazza che vincerà i premi del giveaway. Un bacio, ciao!